Uno o due giorni al fulmicotone per il governo giallo-verde. Stasera vertice a Palazzo Chigi con il Premier Conte, Vice Premier Salvini e Di Maio ed alcuni ministri. Sul tavolo il nodo autostrade e l'autonomia regionale e poi, ben più cruciale, l'incontro a seguire, quello sui conti pubblici, in vista del Consiglio dei Ministri di domani. Su tutto incombe lo spettro della procedura di infrazione. Entro 5 giorni l'Italia dovrà dare risposte concrete all'Unione Europea. E già che, come dice la adagio, piove sempre sul bagnato, da Bruxelles è arrivato un nuovo ultimatum anche sul TAV. Un mese per decidere cosa fare. E puntuale arriva il tweet caustico di Salvini che rilancia la flat tax. A Bruxelles si mettano l'anima in pace, diminuire le tasse a famiglie, imprese e lavoratori. È l'unico modo per far ripartire questo paese. Nel 2020 tanti italiani pagheranno meno tasse, apriranno nuove imprese e ci saranno più assunzioni. Per la tassa piatta servirebbero non più 10 ma 15 miliardi, perché se un taglio va fatto deve essere imponente o non serve. Su dove si troveranno i soldi niente è dato a sapere, nonostante la domanda diretta dell'alleato Di Maio, al quale non è piaciuta la risposta del sottosegretario Garavaglia. Non glielo diciamo, altrimenti ce li ruba per il salario minimo. Non è il caso di giocare a nascondino con 15 miliardi di euro per la flat tax, anche perché non è che li devono dire a Di Maio, li devono dire a tutti gli italiani dove troveranno i 15 miliardi di euro per fare la flat tax. E a questo aggiungo anche un'altra cosa. Io spero soltanto che questi 15 miliardi di euro siano 15 miliardi di euro freschi, cioè di risorse che servono a fare la flat tax senza che si tolga nulla agli italiani. E sulla tenuta dell'esecutivo il vice premier 5 Stelle stamattina sul Corriere chiarisce. Durerà 4 anni. Chi vuol far cadere il governo apre la strada al ritorno dei tecnici e si prende una bella responsabilità, dice, perché apre al ritorno del PD e ai nuovi Monti e Fornero. E sui sindacati rilancia, li convocherò anch'io. Insomma, una risposta all'invasione di campo di Salvini e al timore che il leader della Lega voglia staccare la spina. Ma il vice premier parla anche dei contrasti interni, leggi Di Battista. Ci siamo scambiati dei messaggi, assicura. Ma anche nel fronte leghista i dissidi non mancano. Dopo l'urticante "ancora gli credete?" del sottosegretario Giorgetti all'indirizzo di Claudio Borghi, sostenitore dei mini bot. Scherzava la risposta del presidente della commissione bilancio, ma è Salvini a dettare la linea. La posizione della Lega e del governo è nel contratto. È evidente che pagare i debiti con le imprese e con le famiglie è una priorità per questo governo e per il mio movimento. Sul come farlo, il dibattito è aperto, l'importante è farlo.